Comitato Lombardo, allora, nuova edizione dell'Home Festival, siete arrivati o state arrivando dove volevate arrivare? Esatto, questa è proprio la giusta domanda ed è il giusto assunto di quella che è l'edizione di quest'anno. È l'edizione sicuramente più internazionale, non solo grazie al cast artistico, quindi grazie a Editors piuttosto che Prodigy, Tucellos o Martin Garrix, ma grazie agli ospiti che quest'anno arriveranno e parteciperanno. Ospiti intesi come persone che vengono alla manifestazione, vengono ad ascoltare i concerti o vengono in visita della città incuriositi da quella che è appunto la manifestazione. Quindi iniziamo ad essere da traino per quello che non è più un turismo soltanto locale, ma anche un turismo oramai internazionale. Numeri elevati, l'anno scorso 80.000 presenze, però quello a cui puntate come organizzazione è anche fornire sempre più servizi? Appunto, è quella la direzione in cui vogliamo andare, quindi non si tratta più di offrire servizi, di dare un bel concerto, un bellissimo spettacolo, ma anche dare la possibilità alle persone all'estero di poter venire, quindi organizzare tutto quello che è una giornata di intrattenimento, quindi portarli in visita alla città, portare a far conoscere quelle che sono le peculiarità della nostra regione e quindi sempre più servizi messi a disposizione da un pubblico che arriva sempre più fortemente da fuori regione maggiormente, ma anche dall'estero. Da dove avete i maggiori riscontri in questo momento? In questo momento hai riscontro un po' da tutta Italia, sicuramente il nord Italia è quello che la fa da padrone per il mercato italiano. Come mercati invece esteri abbiamo tutto quello che è Croazia, Slovenia e Ungheria come est Europa, tantissimo dalla Spagna, molto dall'Olanda, dal Belgio, dal Regno Unito e ci sono degli ottimi numeri anche dal Portogallo e appunto dalla Francia. Intanto è finalmente arrivato il desiderato, agognato campeggio. Ecco, campeggio rientra in uno dei servizi che noi volevamo appunto per la manifestazione perché contraddistingue l'arrivo di determinate persone, ovvero diamo la possibilità a persone che possono arrivare appunto da fuori regione di poter stare, di poter vivere la manifestazione H24, quindi di poter stare in città, di poter appunto vivere un'esperienza totale, è un pubblico a cui noi ci rivolgiamo perché stiamo andando a mettere a creare sempre più servizi proprio in virtù di queste persone. Già miglior festival nazionale, vi candidate anche per quest'anno? Sono gli altri che devono decidere, noi facciamo il nostro e magari iniziamo anche a strizzare l'occhio su quello che succede al di fuori dell'Italia. 4 giorni di festival, gli altri 361 di lavoro, cioè un gruppo che appunto lavora, anzi sta già iniziando a lavorare per il 2017. Esatto, fa conto che oramai da quella che era diventata la festa del bar, oramai è diventata una manifestazione che dà da lavorare a delle persone tutto quanto l'anno e appunto stiamo già iniziando a imbastire, giusto per farvi capire poi quanto è diventata grossa manifestazione, stiamo già iniziando a imbastire la prossima edizione. Su cosa si punterà per il 2017? Sicuramente sui servizi e su un cast sempre più internazionale. Anche digitali servizi che. È il prossimo step e è quello che ci siamo praticamente prefissato. Per quest'anno c'è un artista che le ha fatto particolare soddisfazione riuscire a portare qui a Treviso. Beh, sicuramente Tucellos perché è l'artista che sposa un po' quello che è l'anima della manifestazione, quindi un artista che parla un po' a vari tipi di pubblici, nel senso che parliamo di due violoncellisti che però fanno della musica rock, quindi loro su tutti, ma sono sempre contento di vedere le nuove leve, quindi riuscire a portare determinati ragazzi molto giovani che riescono a salire poi su un palco diventato famoso. A proposito di giovani, ce ne sono due che sono un po' il fenomeno del momento e che stanno facendo il boom anche da voi, no? Esatto, Benji e Fede. abbiamo Benji e Fede che è stata una vera scoperta perché c'è tutto un pubblico molto giovane che chiede di arrivare il prima possibile e di entrare perché vuol vedere i propri beniamini. Ok.